stata intitolata a Fabiana Luzzi, la quindicenne barbaramente uccisa nel maggio 2013, la nuova palestra dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Palma di Corigliano, inaugurata alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari nel corso di una solenne e toccante cerimonia introdotta dal dirigente scolastico Cinzia D'Amico. Presenti tra gli altri il prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao, il sindaco di Corigliano Giuseppe Geraci, il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il questore di Cosenza, il consigliere regionale Giudice Andrea, il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, il vicepresidente regionale del CONI, un dirigente della provincia di Cosenza e l'arcivescovo di Rossano Cariati, Monsignor Giuseppe Satriano. Entusiasti gli studenti dell'ITC che hanno allietato la cerimonia con dimostrazioni sportive e canore, balletti e lettura di brani e poesie. Presenti anche dirigenti scolastici e docenti di altri istituti cittadini. Una struttura che sarà soprattutto palestra di vita, ha sottolineato la dirigente D'Amico, che ora diventa realtà. Oggi è una giornata di grande emozione, proprio perché questa palestra intitolata ad una ragazza che faceva anche parte del nostro gruppo sportivo e che purtroppo oggi non è più fra noi, crea veramente un'emozione grande e anche un dolore immenso per la sua mancanza. Io sono la docente di educazione fisica di questo istituto e devo dire che, mancando una palestra, noi non ci siamo mai arresi, perché questa scuola ha avuto e ha ottenuto, grazie ai nostri ragazzi e grazie anche al nostro impegno, grande soddisfazioni. Posso dire che abbiamo avuto campioni a livello nazionale. Parlando di una palestra, anche per loro è un momento importante. Monsignor Satriano ha sottolineato la necessità di ricostruire il DNA delle relazioni umane, in un mondo in cui la apparente facilità di comunicazioni globali sta invece generando solitudine. Ecco, quello che cercavo di dire era sollecitare i ragazzi ad un percorso di responsabilità sempre molto attento alla propria vita, ma era anche un sollecitare noi istituzioni a saper essere fautori di una cultura nuova, in cui la persona venga sempre più messa al centro, con le sue reali esigenze, e meno usata e strumentalizzata. Nel corso della cerimonia, alla quale erano presenti anche le squadre della Caffè Aiello Corigliano Volley e del Fabrizio Corigliano Calcio a 5, è stato presentato il progetto Sangue Rosa, ideato da Animed e promosso dalla Prefettura di Cosenza. Siate liberi è il messaggio che il prefetto Tomao ha rivolto ai giovani. Siate liberi è un messaggio che è indirizzato ai giovani affinché possano scegliere liberamente, decidere liberamente senza condizionamenti da parte di nessuno. Questo è il messaggio che deve arrivare, in questo troveranno supporto quando lo riterranno e quando sarà per loro necessario nelle istituzioni. Toccante l'intervento di Mario Luzzi, il papà di Fabiana, presente alla cerimonia insieme alla famiglia. Una figlia di tutti, una figlia degli italiani, in particolare una figlia dei corglianesi, quei corglianesi per bene che hanno amato e continuano ad amare e rispettare la nostra famiglia. E altrettanto facciamo noi quotidianamente, sforzandoci, già dal primo mattino, anche se la mente e il cuore tutti i giorni, tutte le notti massacrate, dal pensiero e dall'immagine da quello che una bambina ha dovuto subire per una folle pazzia di un ragazzo non educato per bene come siete stati educati voi. Abbiamo bisogno dello Stato, abbiamo bisogno della patria affinché difenda le persone come noi inerme contro questi mostri. Ma questo non vale solo per noi che difende le nostre persone, la nostra coscienza, ma per tante altre ragazze, tanti altri giovani, tante altre donne
che solo avendo delle pene esemplari probabilmente possiamo salvare questa qualche vita. Non voglio dilungarmi in questo perché oggi è la dedicazione di questa palestra a voi ragazzi. Spero con tutto il cuore che ne fate un uso speciale e ogni volta che entrate in questo luogo che ci sia con voi Fabiano.